È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Si ritorna in campo dopo la sosta per le nazionali. L'Atalanta ospita l'Atleti Azzurri d'Italia e il Sassuolo per la terza giornata di Serie A Team. Un saluto da parte di Alessandro Lettieri. Fischia Manganiello, si comincia. Pallone dentro, rimane lì Berardi. Può anche calciare il sinistro di Berardi che colpisce un compagno di squadra, probabilmente Acerbi. La palla finisce a fondo campo. Si lamenta Berardi proprio con il difensore Ilicic. Buono l'assist per il Papu Gomez. Attenzione, ancora Lecerta, non c'era doppio. Allora la difficoltà del numero 55. Il Papu Gomez prova a saltarlo, ci riesce due volte, forse esagera. Poi Ilicic, il sinistro, palla che finisce alta, ma buona opportunità per l'Atalanta. Forse c'è stato un tocco e sarà calcio d'angolo. Dall'altra parte Lirola, tocco dentro per Sensi. Il vantaggio del Sassuolo su una punizione sbagliata da parte di Ilicic. Contropiede fulminante da parte della squadra di Bucchi. 1-0. Con il destro a cercare Ilicic, la palla passa Cornelius in posizione regolare, però prova il sinistro Cornelius. Il pareggio inaspettato dell'Atalanta, improvviso, con una volée mancina che sorprende anche Consigli. 1-1 all'Atleti Azzurri d'Italia. Davvero improvviso il tiro da parte di Andreas Cornelius. Berardi potrebbe anche calciare, chiuso però, prova il cross di destro, interessante il colpo di testa da parte di Falcinelli da buonissima posizione. Palla che finisce fuori, occasionissima per il Sassuolo. Comincia il secondo tempo con il Sassuolo in possesso di palla. Qui arriva il cambio con l'autore del gol, eroe del giorno, direi Cornelius al suo posto, chiaramente il titolare Petagna. Cristante, il tocco a destra per Kurtic. C'è anche Atabor, Kurtic prova ad andarsene su Ajapong, il cross basso. Acerbi però gliela riconsegna nuovamente all'indietro a Atabor, il mancino, la palla sul primo palo, qualche difficoltà per Consigli che in due tempi però fa su il pallone. Il cross dentro di Gomez, la palla passa e poi il gol dell'Atalanta con Petagna, il tocco forse di ginocchio da parte del numero 29 nero-azzurro e il vantaggio tra le proteste del Sassuolo. Matri combatte, il tocco ancora per Ragusa, da solo Ragusa, il suo mancino a scavalcare Berisha che però risponde bene, palla ancora viva, Matri può calciare di destro, palla però contrata da Caldara, poi arriva Sensi, la palla resta lì e arriva poi De Roon a calciare il pallone. Sulla destra c'è dall'altra parte Gomez, tutto da solo, se ne accorge Petagna, ancora Gomez, salta un avversario, poi in scivolata, decisivo l'intervento da parte di Sensi. Berardi, ancora Sensi, pallone interessante all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa e la parata di Berisha che salva ancora l'Atalanta. Ci aveva provato Acerbi. E arriva il triplice fischio da parte di Gianluca Manganiello. La vittoria, i primi punti, i primi tre punti per l'Atalanta sul Sassuolo.